Ciao ragazzi. Ciao. Cambiano le modalità, ma non la mano tesa verso chi oggi ha bisogno di un pasto. Alla mensa Caritas della chiesa del Giotto ad Arezzo, i pasti oggi si distribuiscono così. Ciao Antonio. Ciao. Gli standard da rispettare ovviamente andavano adattati molto velocemente, però abbiamo avuto un grande sostegno, insomma, sia delle aziende che ci hanno procurato il materiale, sia dei volontari che sono qui tutti i giorni. Prima era una mensa normalissima in cui le persone venivano qua, gli veniva dato un vassoio pieno e potevano consumare qui. Adesso purtroppo bisogna evitare gli assembramenti e gli viene dato questo sacchettino che avete visto e alcuni ospiti li mangiano, lo mangiano qui fuori, mentre io li porto al dormitorio in cui attualmente ci sono 21 persone che pernottano e risiedono anche a livello diurno nella struttura. Le persone sono aumentate, sì. Sicuramente sono tante persone che richiedono il pasto e anche il buono mensa, perché ovviamente tante aziende si sono fermate e quindi iniziano a mancare i fondi per fare anche la spesa, la semplice spesa. In questi sacchetti c'è la pasta con le verdure, bella abbondante, poi c'è la frittata, le patate lesse, la verdura, la frutta e un pezzetto di dolce che cambia. Lei è una volontaria? Sì. Da quanto tempo? Io è un mese che vengo spessissimo, avevo risposto all'appello del sindaco. Sono in disoccupazione, dopo speriamo di trovare un lavoro, però se ci riesco verrò anche dopo, perché è una cosa che mi gratifica molto. È una cosa importante. Poi queste persone che sono senza fissa dimora, che non hanno casa, non hanno, dormono sulla strada, è così. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, anche se è poco, ma lo facciamo con il cuore. Che messaggio si sente di dare a tutti coloro che hanno bisogno, ma che magari si vergognano a chiedere aiuto? Che posso dire, che devono venire, lo capisco bene, che devono venire lo stesso, perché noi accogliamo tutti, cerchiamo di aiutare il limite del possibile, quello devono venire sicuramente, senza vergogna, senza niente. Oggi è una giornata di sole, bella, sì. No?